Avoriotipia, Ivoritai, 1855 circa, 1860 circa. Con il termine avoriotipia, ivoritype, si indicano, a volte in modo generico, prodotti fotografici che si ritengono assimilabili per aspetto alle miniature artistiche su avorio. Si tratta di processi di stampa positiva, generalmente colorata a mano, che presentano analogie estetiche ma che restano sostanzialmente differenti. Innanzitutto è opportuno distinguere tra due tipologie fondamentali di produzione fotografica artistica in colore, molto dissimili tra loro, che ebbero prevalente diffusione geografica diversa. L'avoriotipia su avorio naturale, che ebbe limitatissima applicazione in area europea, e l'avoriotipia americana su vetro, comunemente identificata con il termine generico Ivory Type, che godette di buon livello di popolarità negli Stati Uniti. Il riferimento che accomuna le diverse versioni di avoriotipia è il vocabolo avorio. Ciò non significa però che il supporto sia effettivamente costituito da questo pregiato materiale. La denominazione nacque con l'intento di connotare, con una forte analogia alla miniatura su avorio, un raffinato prodotto fotografico. L'avorio era impiegato per le miniature artistiche con cui i più abbienti amavano farsi ritrarre nel XVIII secolo. Le sue caratteristiche di inalterabilità, luminosità e superficie, perfettamente adatte al disegno e alla coloritura, lo rendevano particolarmente idoneo a questo impiego. Cristoleum, 1880 circa, 1900 circa. Questo antico processo di produzione e confezionamento fotografico viene spesso confuso con altri procedimenti di montaggio su vetro esteticamente simili. Le fotografie Cristoleum presentano un aspetto paragonabile a quello delle pitture eseguite su supporto in vetro. Già prima dell'avvento della fotografia, fin dal Settecento, incisioni e stampe venivano incollate su vetro ottenendo un effetto estetico analogo. Il processo Cristoleum prevede l'impiego di una stampa fotografica all'albume su sottile supporto cartaceo, da accoppiare a due vetri bombati. Il lato immagine, posto a faccia in giù, va fatto aderire perfettamente al vetro con l'applicazione di un collante dal lato concavo. Ovviamente va posta la massima cura nell'eliminazione di ogni traccia di bollicine d'aria. La coloritura dei dettagli sul dorso dell'immagine si effettua con tinta d'olio,